via ufficiale alla mezzanotte bianca dei bambini, evento ormai imperdibile da queste parti che raggiunge la sua 14ª edizione. Tantissime le attività e i laboratori e chissà se noi di Rossini TV riusciremo a farle tutte. Sì, una mezzanotte bianca particolarmente ricca, particolarmente vissuta un po' in tutto il centro storico come tradizione. Quest'anno un venerdì e un sabato, abbiamo anticipato a venerdì su richiesta delle famiglie, su richiesta dei commercianti, dei bambini, delle famiglie dimostrano di apprezzare molto questa manifestazione all'insegna della qualità, con tantissimi eventi, quasi tutti completamente gratuiti e poche esperienze a pagamento, sono laboratori, sono giusto per gestire un po' gli accessi e quindi la possibilità di divertirsi con qualità, con un connubio tra i giochi storici in legno e la tecnologia della biosfera o dei kit che vengono distribuiti alle famiglie con i materiali di cancelleria alla vigilia dell'inizio della scuola, a cui però ancora non pensiamo per qualche giorno. Ecco. Quindi è una manifestazione sempre più nel cuore, ripeto, non solo di pesaresi, dei cittadini marchigiani, ma che nell'anno di Capitale della Cultura assume anche un ruolo in più. Infatti non sono poche, ma ben 7 le iniziative, le esperienze, le attrazioni che vengono proprio dal dossier della Capitale della Cultura e che permettono di fare anche un'esperienza, quindi diciamo, da vera e propria città capitale, attraverso i musei, attraverso la piazza, attraverso le escursioni, attraverso la tecnologia dei robot. Questa sera uno spettacolo musicale ricco di luci, colori, simboli per vedere la musica in un modo diverso, anzi per vederla letteralmente tramite tantissimi colori e segni particolarissimi. Tutti a tempo di musica. Io dico sempre, la magia delle bolle non ha confini. Da 0 a 99 anni possono tutti scoppiare le bolle. Allegria per tutti i bambini. Facciamo conoscere tutti i nostri animaletti, perché il nostro motto è il contatto con la natura e il contatto vero con gli animali. Difatti da noi sono tutti al brado, al pascolo, quindi io li faccio conoscere, perché molti bimbi non sanno, non li conoscono molti animali. Difatti questo mi hanno detto, è vivo o è morto? No, no, è vivo. Quindi noi facciamo proprio questi eventi, siamo stati invitati qui alla mezzanotte dei piccoli, proprio per far conoscere meglio i nostri animaletti, dare il contatto proprio con gli animali, che serve molto per farli crescere. Beh, i bambini sono sempre i primi che vedono un animale così curioso, così interessante, e quindi anche l'anno scorso è stata molta affluenza, vediamo che la gente risponde molto bene e siamo felicissimi di esserci, insomma, ecco. Anche quest'anno oltre 1500 prenotazioni di zainetti, quindi le famiglie ancora gradiscono questa cosa, e all'interno questa volta è molto ricco, con colori, confezioni di colori in regalo, omaggio. Ricordatevi, Coccole Sonore non si compra mai niente, purtroppo, però facciamo contente le persone. Io voglio ringraziare il Comune che ha avuto fiducia in noi e quindi ci ha chiesto di coordinare l'organizzazione di questi due giorni, che sono molto importanti per Pesaro, non solo per i bambini, insomma per tutte le famiglie. Devo dire e devo ringraziare la squadra che abbiamo messo in piedi, a cominciare da Fabio Barnesi, che era il nostro referente di Confcommercio, appunto nei rapporti con tutti coloro che hanno lavorato per queste due giornate: Pesaro Village, Coccole Sonore, Alpi Tour, BCC di Pesaro, insomma i tanti soggetti che hanno dato una mano per queste due giornate, che saranno molto belle e molto importanti. (Sussurra)